Io avrei una domanda, se posso. Allora, la mia domanda è, no? Avete all'interno del castello un sacco di associazioni, ma anche all'interno di tutto San Marino. Nelle iniziative che andrete a fare, intendete coinvolgerle e insieme a loro fare le cose, oppure farete come spesso fanno alcune giunte, come hanno fatto alcune giunte, che loro sono loro e gli altri sono gli altri? Come il Marchese del Grillo, volevi dire? Non era così niente adesso. No, beh, non parlo della vostra, io dico alcune giunte lo hanno fatto. Noi era un bel collo. Sì, sì. No, già da diversi anni, io essendo appunto nella folgore da una quindicina d'anni, con la giunta attuale spesso abbiamo collaborato assieme per organizzare feste anche nel nuovo parco di Falciano, e quindi comunque ora maggiormente mi ci sono messo appunto anche in questa avventura, perché vogliamo coinvolgere le diverse associazioni del castello, organizzare eventi anche culturali, coinvolgendo tutte le varie associazioni del castello. E questa è proprio una cosa che mi preme, perché io ripeto, è da tantissimi anni che ci sono in un'associazione, per cui mi preme veramente tanto. Quindi coinvolgeremo sia a organizzare eventi con i giovani e per i giovani e con gli più meno giovani, e speriamo che insomma riusciamo nel nostro intento. Sicuramente riusciremo, perché noi la volontà ce l'abbiamo, quindi non ho dubbi. Non ho dubbi. Scusatemi, l'ho fatta questa domanda perché noi, quando abbiamo lanciato la proposta di Carrè e Salva Motociclisti, le giunte hanno fatto, cioè insieme a noi, noi gli abbiamo dato l'input, abbiamo creato la situazione, abbiamo portato qui l'ingegnere, abbiamo fatto fare un giro per tutto San Marino, abbiamo preso tutti i punti critici. Loro hanno fatto l'assemblea pubblica, noi non ci hanno nemmeno informato né tantomeno invitato. Ci siamo presentati lì la mattina noi con un regalo che era il guardrail, il primo guardrail Salva Motociclisti. Questo è testimoniato dal cartellone dove il comites non compare, ma lì c'era l'ingegnere che avevamo pagato noi per fare tutta questa cosa. Sicuramente è importantissimo riuscire a fare un punto zero. E ne abbiamo parlato proprio nelle riunioni che abbiamo fatto prima di presentarci, cioè prima di partire sabato scorso, che ce ne sono tante difficoltà e tante di problematiche che si è cercato di portare a termine, si è cercato di affrontare, altre che magari non si è neanche visto, fondamentalmente perché, come dicevamo prima, gli occhi non ce li puoi avere a 360 gradi e hai bisogno di persone che ti riportino quello che tu non stai vedendo. E uno di questi aspetti è proprio dietro quello che stai dicendo tu, Diego, che è proprio fare il punto zero con le associazioni e con le risorse del territorio, perché troppo spesso ci siamo magari portati sull'esterno facendo cose utilissime, perché come ha detto Nicoletta, anche l'attuale giunta di cui noi facciamo parte ha lavorato, non possiamo dire che non ha lavorato, ci sono state delle limitazioni, forse ci sono state delle incomprensioni, però comunque ci si è dati da fare. A un certo punto, in alcuni momenti, ma tanto ne siamo responsabili tutti, perché c'ero anch'io in giunta, non è che posso dire io non sono colpevole, a un certo punto ci siamo un po' distratti da quello che è la realtà del territorio stesso e abbiamo perso un po' il fulcro. Quindi a mio avviso, avviso di tutti perché ne abbiamo parlato, è partiamo da un punto zero, guardiamo cosa c'è, guardiamo tutte le risorse che abbiamo, guardiamo che cosa deve essere aiutato, perché magari oltretutto adesso anche con la crisi che c'è stata nell'ultimo anno le associazioni sono ancora più in difficoltà, e anche magari associazioni molto importanti. Quindi cercare di fare un punto zero, perché da quell'intento che vi dicevo inizialmente, mettiamo assieme le realtà che sono Dogana, Falciano e Serra Valle, da quell'intento, partendo da quelle che diciamo forse sono tra virgolette le realtà più operative, ma dietro ci sono formiche, migliaia di formiche che sono lì e che sono non ascoltate. Quindi quel punto zero c'è, non è un punto zero che fai dall'oggi al domani, perché nella mia mente ci ho pensato, ho detto ci vuole un anno solo per fare quel punto zero, ma non perché non si ha voglia di fare, perché comunque la giunta di Castello non lo fa di lavoro,
La giunta di Castello viene eletta, c'è un aspetto importantissimo di volontariato, sì, c'è un riconoscimento che è un gettone di presenza. Quest'anno con la legge, con la nuova legge delle giunte, sia il capitano di Castello che il segretario hanno un gettone che è aumentato rispetto a quello che era nel passato. È aumentato di quanto di percentuale, tu Robby che lo sai meglio? Da 55 euro a 70. 55 euro a 70 il gettone di presenza. Il capitano e il segretario hanno? Anzi, 500 il capitano al posto di 330? Di no, 400 qualcosa. Cioè c'è quindi una differenza di 70 euro da quello che percepiva prima a dopo. Che chi fa il capitano di Castello, come chi lavora all'interno della giunta, non lo fa sicuramente perché ci deve guadagnare o perché è il suo lavoro. Quindi sicuramente il tempo che fa lo investe, e lo investe, se dovesse guardare anche agli euro che prende, va sicuramente in rimessa, senza se e senza ma. E allora però quel tempo è perché non ci puoi dedicare 24 ore su 24. Sicuramente il capitano, chi farà il capitano di Castello, chi sarà segretario, chi sarà giunta, dovrà investirsi del tempo. E chiedete ai colleghi che sono qua, la prima domanda che ho fatto è: hai del tempo che regali al Castello di Serravalle? Perché se non ce l'hai non ti candidare neanche. Questa è la domanda che ho fatto a tutti. E tutti hanno detto: ma proprio regalato deve essere, però scherzando. E tutti però hanno detto: sì, ci siamo. E seconda domanda, non puoi sapere cosa accade da qui ai prossimi 5 anni, perché io tutti i giorni guardo su Amazon se c'è la sfera di cristallo, ancora non l'ho trovata, se c'è però mi informo così ne parliamo. E da qui ai 5 anni non sai cosa può accadere, quindi io oggi metto tutto il tempo che dedico perché ci tengo al Castello, domani non so cosa possa accadere, quindi mi posso svegliare che non sono più in grado di dedicare quel tempo che mi ero prefissato, nessun problema. Fai un passo indietro, c'è il primo dei non eletti che entra al tuo posto. Lì deve essere della coscienza, e questo è fondamentale. E questo patto l'ho fatto con tutti all'interno della lista, perché o partiamo col piede giusto o è inutile partire. La giunta attuale, di cui qui c'è una rappresentanza, ha lavorato bene, a mio avviso, si è data da fare, ha avuto le sue pecche. Il capitano ha avuto i suoi pro e i suoi contro, come ho sempre detto, io non posso dire male del capitano, non posso dire neanche bene, perché alcune cose le avrei fatte diversamente, ma abbiamo fatto tante cose rispetto a quello che è stato fatto nel passato, quindi sicuramente ci siamo dati da fare. Quello che mi ha distrutto, ed è stato il motivo per cui a un certo punto ho detto basta, non ne voglio più niente a che fare, sono 6 mesi che io dico, a me le giunte di Castello, no, un anno e mezzo, perché poi ci hanno rinnovato quell'anno in più, perché fai, sei in 10 e compari lì nella lista dei consiglieri di giunta, quando si devono essere operativi 1, 2, 3, 4, quando va bene 5, gli altri 5 ci sono solo per farsi vedere che sono belli. Una giunta così non funziona, non serve a niente. Quindi il presupposto è detto: o siamo tutti per fare, che allora ci scarichiamo un po' di peso dalle spalle e allora lavoriamo bene, o se no lasciamo perdere, perché è un'altra giunta in cui non c'è collaborazione e non va bene. Poi non è sempre stato così, per fortuna, tanto qui abbiamo, cioè ci sono persone che sono andate a fare e ci sono state persone anche esterne. Maurizio non è consigliere della vecchia giunta, negli ultimi 2 anni, ma anche negli anni precedenti, ma in particolare negli ultimi 2 anni, forse il più presente. Sono un congiunto di giunta. Siete un congiunto di giunta. quindi, per fortuna, ma oltre a Maurizio abbiamo avuto altri collaboratori che erano fuori, anche non congiunti, che ci hanno dato una mano. Ma quello funziona. Si è pensato anche a strutturare l'idea di una proloco. La proloco non esiste a San Marino. Perché non esiste a San Marino? Perché nei vecchi progetti l'idea di proloco è le giunte di Castello con i centri sociali sono le proloco dei castelli. Va bene? Mi sta bene, ma dammi le possibilità di organizzare quelle proloco. Nel tempo le proloco non sono mai state gestite in questi termini, le giunte non hanno mai lavorato in questi termini. Allora, strutturiamo in maniera differente quelle che sono le risorse, cioè iniziamo a ragionare ma con le risorse e con chi quelle risorse le mette a disposizione, e quindi con le persone, perché senza persone la proloco non esiste, senza persone le attività non esistono, senza persone la panchina non viene spostata. E quando si dice la giunta è operativa, la giunta è anche all'interno delle attività, la giunta per parare il fuoco di San Giuseppe, è una banalità, ma è un momento di aggregazione sociale. Oggi col Covid non c'è, ma è un momento di aggregazione sociale, che è fondamentale, perché se non c'è l'aggregazione sociale, prima mi diceva
una partecipante, bisogna fare qualcosa per i ragazzi, bisogna dargli dei luoghi dove possono stare, bisogna farli scoprire le piazze, bisogna dargli la possibilità di stare in quelle piazze. Cioè, bisogna ripartire da quel piccolo. Quando dicevamo prima, riportiamo l'attenzione dentro il castello, riportiamo l'attenzione fuori, dove abbiamo i nostri spazi, ma sono i nostri spazi, che non è il mio giardino privato, ma sono i nostri spazi, allora le cose li possiamo far funzionare. Ma funzionano solo se abbiamo la possibilità di farlo. Nelle ultime elezioni, mi sono infervorato, nelle ultime elezioni hanno votato il 37% degli aventi diritto. Di questo 37%, il 5% ha fatto scheda nulla, il 10% ha fatto scheda bianca. Quindi quanti hanno votato? Il 32% degli aventi diritto? Nelle elezioni precedenti erano il 48% e quindi è sceso un 10%. Questo è un segno veramente disastroso, perché vuol dire che non c'è più nessun tipo di interesse nel far valere il proprio diritto al voto, ma perché non si crede alle giunte, ma perché effettivamente ci sono stati dei problemi con le giunte. La giunta attuale, negli ultimi 6 anni, insieme al consiglio delle giunte, quindi l'aggregazione di tutte le giunte, ha fatto vedere qualcosa, la consulta delle giunte ha fatto vedere qualcosa che negli anni precedenti non c'era, nelle giunte precedenti non c'era. Cioè, le giunte si sono unite e hanno detto: sì, noi siamo dei castelli e ogni castello ha le sue peculiarità, ma tutti assieme siamo la Repubblica di San Marino. E questo ha iniziato a far capire che qualcosa poteva essere messo in gioco e che forse bisognava ritornare a star sentire le giunte. Quindi la vecchia giunta, ma le vecchie giunte di tutto il castello, hanno lavorato con i propri pro, con i propri contro, ma hanno lavorato. Questo non possiamo dire diversamente. Facciamo un passo ulteriore, andiamo ancora un po' più avanti e riusciamo a ottenere qualcosa in più. Ma quel qualcosa in più lo ottengono le persone che sono all'interno della giunta, quindi che sono poi lì a poter lavorare, a poter dare. Come diceva Eros, come diceva Matteo, mi pare, non mi ricordo se era Eros o Matteo, perché poi mi sono distratto, sono stato fuori. Noi abbiamo fatto un patto, sono 8 le persone che sono in consiglio di giunta, ma essendoci 3 liste, queste 3 liste vuol dire che se va bene la lista che vince ha 5 persone, capolista più altri 4, se va bene. Cioè potrebbe andare ancora meglio se le altre liste prendessero, cioè le liste perdenti prendessero solo il 3% dei voti, ma penso che sia improponibile come tipo di pensiero. Quindi se va bene sono 4 più capolista. Se fossimo noi a vincere su 11, 12 col capolista, vuol dire che ne rimangono fuori 7. Quei 7 che fine fanno? Siccome quei 7 sono già operativi, perché chi è dentro la lista fa già delle attività, chi più chi meno, continuano ad esserci collaborando con la giunta, perché a quel punto la giunta, diciamo prima, è fatta di 8 persone, ma sotto deve essere un po' piramidale, devono esserci persone di riferimento che continuano a lavorare, deve essere riconosciuto quel lavoro in qualche modo. Dico una sciocchezza: la pizza l'ultimo sabato del mese, e manteniamogli una pizza l'ultimo sabato del mese, ma perché è un momento di aggregazione per chi sta dando una mano a fare qualcosa. Cioè bisogna trovare un modo per far sì che la giunta non si esula, e bisogna far sì che la popolazione possa sostenere la giunta e quindi la riconosca. Io ho stressato. Prego Alessandro. Il primo riconoscimento è andare a votare i tanti. Sì, dobbiamo andare, guarda, sarebbe una gioia immensa se a queste elezioni il 60% degli aventi diritto andassero a votare. Sarebbe un segnale di quelli, poi 70, 80. Cioè, diamo un segnale forte. Votate chi vi pare, ma diamo un segnale forte. Anche perché in certi castelli è indispensabile, perché col discorso del quorum rischiamo di buttare via un sacco di quattrini per rifare un'elezione inutile. Quindi, soprattutto nei castelli dove c'è un'unica lista, lì è importantissimo. Sì. Andare a votare. Dove c'è un'unica lista, serve il 35%, se non fa il 35%. È che la popolazione darebbe un segnale alla politica molto importante. Perché c'è stata la nuova legge, ci sono stati i nuovi residenti che votano, se tante persone andassero a votare, lì veramente ci potrebbe essere una grossa svolta per le giunte. Sì. Poi noi da lavorare non abbiamo ossa, come si dice, no? Quindi, speriamo. Questa
stasera non c'è la Noemi perché è a casa impegnata, ma ormai non riconosce suo marito perché era sempre in sala polivalente, giorno e notte, impiantistica, per le ore che hai lavorato, bene che sei già, cos'è che dici te sei sempre? Da chi è che sei pagato? È un pensionato, quindi dice a me mi pagano anche per quelle ore di sotto, ma ci fossero di gente così che lo fa per passione, e il nostro gruppo lo fa per passione. Alessandro, mi sentite? Sono da parlare. Io come residente a Dogana già da diversi anni noto un problema di cui se ne è parlato anche poc'anzi, il problema della viabilità. Infatti io chiedo al vostro gruppo, qualora dovesse vincere le elezioni, cosa che io vi auguro con tutto il cuore, di toccare questo tema nei limiti dei poteri che la giunta ha. Per viabilità intendo soprattutto il problema della regolamentazione del traffico. Sapete bene che ci sono diverse vie a Dogana, soprattutto parlo di vie secondarie, che qualora una persona le percorra è veramente un rischio per la propria incolumità. Quindi attraversare alcune strade, poi mi sembra che abbia detto il signore prima, diventa quasi una roulette russa. Cioè, pensiamo anche, io ad esempio abito in via Barbieri, che è una via vicino alle scuole elementari, quella è una via... Abitato in via Barbieri 43 anni. Esatto, quindi... Tutt'oggi attraversare quella via diventa veramente un pericolo. Io però mi sono nota. Sì, esatto. Basti pensare, come diceva il signore, i marciapiedi sono sempre occupati dalle autovetture. E non c'è modo veramente di risolvere questo problema. Non solo, anche dai bidoni, purtroppo. E anche dai cassonetti. Per non pensare alla via sottostante, la via del Pan di Zucchero, dove veramente attraversare quella strada a piedi diventa veramente pericoloso, soprattutto per i bambini. Quindi un tema, secondo me, che la giunta di Castello, che andrà a governare questa nostra comunità, sarà proprio questo, a mio avviso. Per non parlare poi di tutti i passaggi pedonali che mancano. Io poi sono stato 10 giorni fa a partecipare a un incontro dove si parlò con il segretario Canti del nuovo piano di viabilità di Rovereta, di Falciano, Dogana, e avevo sollecitato il segretario a regolamentare alcuni passaggi che sono cruciali nel nostro castello. Ad esempio, parlavo della viabilità nella zona della Cerulla, in particolar modo nella zona circostante alla palestra ex Mesa, dove mancano attraversamenti pedonali, che il segretario chiaramente mi disse che sono problemi da poco, fare un dosso, quantomeno un passaggio pedonale è una cosa da niente, però bisogna farlo, perché le richieste anche da parte della federazione che gestisce la palestra, io mi ricordo sono un esponente della federazione Pesi, le richieste sono state fatte illo tempore. Quindi ho citato degli esempi, ma le problematiche sono le più disparate nel nostro castello. Sempre 10 giorni fa delle signore avevano sollevato, sempre alla serata, che poi anche la signora qui davanti aveva sollevato il problema della viabilità in tutta la zona di Rovereta. Quindi le sfide che attendono questo vostro meraviglioso gruppo sono proprio queste, tra le tante. E quindi io auspico che ci sia un'attenzione particolare, poi chiaramente nei limiti dei poteri che una giunta può avere, perché prima si è parlato di un astensionismo che tutte le volte si ripete in occasione delle elezioni, ma l'astensionismo è anche dovuto soprattutto oltre un po' alla sfiducia totale nei confronti della politica, ma l'astensionismo è anche perché non si ha fiducia in questa istituzione. Purtroppo è un'istituzione che, nonostante le riforme che sono state fatte, anche l'ultima di qualche mese fa, però ancora è svuotata di tanti poteri. Quindi io auspico che anche in un futuro prossimo si possa sempre più potenziare l'istituzione della Giunta del Castello, che è l'istituzione più vicina alla cittadinanza, quindi è il primo interlocutore del cittadino, perché a volte purtroppo dialogare anche con il governo, dialogare con il governo centrale non è semplice, quindi una riflessione potrebbe essere questa. Grazie.
Sono già microfonato abbastanza da solo. Quando sono entrato prima in questa sala, ho detto, mi pare con Eros, che erano 10-15 anni che non venivo più in questa sala. La ragione per la quale non venivo più in questa sala, perché l'avevo frequentata a suo tempo, anche in modo molto assiduo, ho avuto nel mio passato diverse esperienze politiche, sia a livelli alti, a livelli medi, a livelli bassi, però chiaramente dopo tutti questi anni mi sentivo e mi sento così deluso da quello che la politica in qualche verso, per molti versi direi, non per qualche verso, per molti versi ha influenzato la vita di questo paese, che ho detto, ma impegnarsi in politica, impegnarsi in quello che riguarda tutte le varie situazioni nelle quali come cittadino di questo paese mi sentivo in dovere di fare, non aveva più nessun senso. Questa sera sono voluto venire qui. Sono voluto venire qui per rendermi conto di qual è la vis e la spinta che in qualche modo sospinge questi giovani, chiamo giovani perché potreste essere quasi tutti qua, quindi chiamo giovani. In fondo, se Dante diceva che nel mezzo del cammino di nostra vita era 35 anni, oggi mi pare che superati 45, anche 50, diciamo, come età. Quindi, non giovanissimi, ma giovani dentro e consapevoli di quelle che sono le problematiche che questo paese sta affrontando. Quindi io mi trovo piacevolmente sorpreso nel constatare questo entusiasmo che voi state manifestando e mi auguro che questo entusiasmo si traduca in una operatività che vi consenta di incidere profondamente su quello che è il tessuto sociale, economico di questo paese, soprattutto del Castello di Serravalle. Non entro nel merito di quello che riguarda l'ultima riforma, perché mi sono anche espresso su Facebook, ho dato delle motivazioni, non so se l'avete letto, e quindi non entro perché chiaramente potremmo entrare in polemiche sterili che non servono a nulla. Quello che voglio dire è che queste potenzialità che la nuova legge dà alle giunte devono essere per qualche verso sfruttate al massimo. È chiaro che andare a bussare alle porte della politica, del Congresso di Stato, del Consiglio Grande Generale in frangenti come questi, al di là del Covid che è una cosa enorme che ci ha coinvolte e ci sta in qualche modo comprimendo, che riguarda la nostra capacità di espressione sia sociale, economica, politica e quant'altro. L'altro grave situazione è quella della situazione economica che questo paese sta vivendo. È una situazione drammatica. Drammatica perché negli ultimi 30 anni tanti delinquenti, io li definisco tali perché non c'è altro termine con cui definirli, hanno portato questo paese sul lastrico. Non so come riuscirà questo paese a uscire fuori da questa situazione, non ho la minima idea, stanno venendo fuori idee che per qualche verso, io non sono un esperto di economia, non sono nessun esperto di finanza, non ho queste capacità, ma mi rendo conto che senza un retroterra di garanzia, senza una capacità di
poter in qualche modo garantire chi eventualmente avrà il coraggio di prestarci dei soldi, perché questa è la drammaticità della situazione. Bene, tutto questo comporterà a tutti i cittadini di questo paese, residenti compresi, dei sacrifici enormi, sacrifici che andranno, ammesso e non concesso la politica riesca ad avere questi finanziamenti, sacrifici che andranno a incidere su quello che è lo stato sociale, su quello che sono i servizi, su quelli che sono gli stipendi, su quelle che sono le pensioni, su quelle che sono quelle garanzie che uno Stato come il nostro ha avuto fino ad oggi. Ora, te Roberto, ti faccio i migliori auguri perché tu possa in qualche modo, augurando di vincere naturalmente, no? Ma anche se non vinci, entrare in giunta per ok. La giunta deve porsi non solo come stimolo nei confronti per quelle che sono tutte le situazioni piccole o grandi che il paese vive, ma deve in qualche modo interpretare anche quello che è lo spirito che emerge dalla gente. La gente è appacchiata, la gente non ne può più. La gente è col fiato sospeso, dice ma domani avrò lo stipendio, riuscirò ad avere la pensione, riesco a mandare i figli e i figli a scuola. Questo è il dramma che stiamo vivendo in questi tempi. Quindi avere questa capacità di rapportarsi con la gente, di dargli un minimo di, non dico sostegno, un minimo di conforto, anche per quello che riguarda le piccole cose che in qualche modo possa, per qualche verso, riuscire a sollevare questo problema. L'ho tirata troppo lunga e mi rendo conto che sto rompendo le palle un po' a tutti. Però quello che voglio dire, una cosa sola vi chiedo, ed è questa. Ho fatto anche alcuni articoli che ho pubblicato sui giornali qualche anno fa. Abbiamo una superstrada, allora scusate ma vi faccio il paragone, io ho passicato per diversi anni delle profonde zone del sud Italia, c'era una zona che si chiamava la Piana dei Bufali dove avevano fatto un asfalto bellissimo sulla strada e avevano messo un guardrail perfettamente zincato, bellissimo. Dopo 3 anni sono andato e erano tutte buche. Il guardrail è tutto arrugginito, ho detto ma porca voglia, un perdereda e non guardare la nostra strada, o no? Avete mai guardato il nostro guardrail? Che cos'è? Ma è una vergogna. Dico, se niente, chi di dovere avesse la testa di mettere a bilancio ogni anno un chilometro di guardare, metterlo a nuovo, almeno ci presenteremo a chi viene a visitarci, turisti, ed è questo paese ci viene. L'altra superstrada è una pezza dietro l'altra, non ci sono i soldi. In questo paese sono passati dei fiumi di soldi, ma se li sono tascati, parliamoci chiaro. L'altra roba sempre riguarda la superstrada, dal confine di Dogana arrivare all'incrocio dell'Est e Tangres, Coccia d'Atlante, ci sono 6 passaggi pedonali, alla distanza di alcuni addirittura di 20-30 metri, o anche meno, sono già 3 morti in questa zona qui. Avevo chiesto, non c'è un vigile che faccia rispettare i limiti di velocità. Mi è stato risposto che i vigili non possono stare sulla strada perché subiscono l'inquinamento. Ma fanno il piacere? Le mascherine servono a questo? Allora, non so se siete mai capitati qui a Dogana la sera, ma anche di giorno, il minimo che è quello che arriva da sotto o quello che viene da sopra va ai 70-80 km/h.
Dico, ma qualcuno dovrà pure limitare con queste cose. La superstrada non si attraversa. Prima Amadei diceva le strade di sotto, qui si rischia la vita, veramente. Qui si rischia la vita. Ho finito, scusate. Grazie, grazie. Sì. Posso leggerti una cosa che abbiamo scritto nel nostro, chiamiamolo, programma? Essendo il nostro castello l'ingresso principale alla Repubblica, è importante essere attenti a proporre soluzioni atte a rendere l'accesso al territorio un'esperienza più emozionale possibile. Okay. E naturalmente la volontà massima della Giunta. Faccio due considerazioni, proprio perché avendo fatto 6 anni nella Giunta precedente, prima non avendo avuto nessun tipo di esperienza con le Giunte, ho imparato a comprendere anche quelle che sono le possibilità o le operatività della Giunta. La statale è territorio della segreteria al territorio. La Giunta di Castello non ha, è inutile che le altre liste vi dicono facciamo noi, decidiamo noi, le Giunte di Castello non hanno nessun diritto sulle statali. Quello che la Giunta di Castello può fare è recepire quello che la popolazione sta vivendo, i rischi, come stava giustamente sottolineando Orazio, e far sì che venga le segreterie siano a conoscenza, e non solo perché i periti giustamente fanno il loro lavoro, ma perché ci sono dei fatti che lo testimoniano, in modo tale che possano accelerare i tempi. I guardrail di cui dice Orazio, che mi trovo completamente d'accordo, perché per i motociclisti, e Diego ne è testimone, che hanno fatto un grosso lavoro al Comites per cercare di proteggere i motociclisti, nasce, e non voglio dire una sciocchezza perché ero piccolino, nell'84 ci sono i miei genitori qua. Quando è che c'è stato quell'incidente dell'autobus nella curva del Music Inn? Che prima. Cos'era? Ero un piccolino, c'era 82. La lì era almeno 3 o 4 volte. No, in quel caso c'è stato un autobus che ha attraversato venendo giù da San Marino e è passato di sotto. Negli anni 80, 82 se non mi ricordo, io ero bambino. Io non so neanche se era una palazzotta. No, io c'ero perché mi ricordo che ero sul ferrato. No, però dico, quando è successo quell'incidente, a San Marino i soldi c'erano. Perché era un periodo estremamente buono, fino a pochi anni fa era un periodo estremamente buono per San Marino, e quando successe quell'incidente, a distanza di pochi anni, fecero tutti i guardrail, che sono quelli che abbiamo oggi, su tutta la statale. Ma quindi stiamo parlando di 30 anni fa, 35 anni fa, esageriamo 40, non 40, però 35 anni fa tutti. Quando hanno fatto quel guardrail, solo per farmi capire, perché sono cose che ho compreso nel tempo essendo in giunta e parlando con i dirigenti e parlando con le persone che poi sono quelle che hanno al tempo progettato o fatto, quando hanno fatto quel guardrail l'hanno fatto in maniera strabiliante per l'epoca, hanno messo nel cemento armato sotto un canale di scolo delle acque che serviva a drenare tutte le acque piovane, in modo tale che la statale fosse sempre in sicurezza. Stiamo parlando degli anni 80, cioè pensate solo, per farvi un esempio parallelo, il campo da calcio semisintetico l'hanno fatto a San Marino e poi l'hanno esportato in tutto il mondo. Noi siamo stati i primi della UEFA a averlo. E quindi San Marino aveva i soldi, poteva fare un sacco di cose. E quel canale negli anni successivi, non vi so dire se 10 anni dopo, forse 15 anni dopo, è arrivato l'ingegnere, il geometra, il dirigente di turno e ha detto: dobbiamo far passare la fibra. Vi ricordate la fibra che non è mai partita su San Marino, il progetto Leonardo si chiamava? Socrate, scusa, ho sbagliato. Il progetto Socrate. Dobbiamo far passare la fibra. Dove la facciamo passare? Oh, ma c'è il canale di scolo, e tanto ci deve passare solo l'acqua. Riempiamola dei cavi della fibra. Poi il giorno dopo hanno detto: effettivamente i pali a lato della strada sono problematici perché sono rischiosi, appunto per i motociclisti o altro, quindi le mettiamo in centro alla strada. Dove facciamo passare i cavi elettrici? Ci abbiamo fatto passare la fibra, facciamo passare anche i cavi elettrici. Quel canale di scolo è diventato un canale per i cavi. In realtà gli addessi al centro, che sono ancora più pericolosi, anche quello l'hanno fatto perché sono più carini al centro, in teoria, ma da un punto di vista di sicurezza.
Comunque, per farvi capire, a un certo punto, quando c'erano i soldi, hanno fatto delle operatività che erano strabilianti. Poi, chi ha costruito il territorio, quell'essere strabiliante in alcune occasioni, ha fatto sì che potesse diventare il contrario nelle occasioni successive. Ma io mi chiedo, ma non c'erano dei dirigenti o delle commissioni che potevano stare a valutare queste scelte? La Giunta di Castello ha la possibilità di vedere qual è l'operatività. Vi dicevo prima, sulla statale, se vogliono fare una rotonda, se chiudono un passaggio raso, che è fondamentale chiuderlo, lo decide il territorio perché fa parte delle sue competenze, e la Giunta di Castello non ha possibilità di farli aprire o di farli chiudere, perché anche nella giunta precedente, dove sono io, quando è stato chiuso nella curva di Visconti, c'è stato un gran putiferio perché uccide il centro storico di Serravalle chiudere quel passaggio raso. Ma secondo voi a Sant'Arcangelo camminano 20 minuti a piedi per arrivare nel centro perché hanno chiuso un passaggio raso? No, direi che proprio vanno perché c'è un interesse ad andarci. A Serravalle, dentro il centro storico di Serravalle, ci vanno se c'è interesse. La giunta deve far sì che quell'interesse ci sia, perché naturalmente i negozianti fanno il loro meglio, ma la giunta deve far sì che quell'interesse ci sia. E non è come? Bravissimo. Ma non è il passaggio raso che dice che c'è l'interesse o non c'è l'interesse, perché fare 200 metri salendo 100 e scendendo 100 non ha cambiato nulla. Allora, dobbiamo cambiare la mentalità. Com'è? C'è stato il peccato originale, perché l'altro tratto, la superstrada, non doveva passare lì, doveva passare per la piscina e andare a trovare il trono. Stesso problema che hanno su Borgo, no? Perché Borgo inizialmente doveva fare la Valda Serrone, invece poi hanno tagliato in due la parte vecchia con la chiesa. Effettivamente sono state scelte a cui noi oggi non ci mettiamo, non possiamo metterci le mani, perché magari, cioè, sotto un certo punto di vista, qui scusatemi, tocco ferro, tocco qualsiasi cosa, ci vorrebbe un terremoto o qualcosa di disastroso perché si possa ripartire da zero. Speriamo di no, che non ci sia. E allora quelle programmazioni che dobbiamo fare veramente lentamente, ma con giudizio. E quel giudizio non è dire sì sì a qualsiasi cosa si voglia fare. Il dosso alla mesa, Alessandro, non lo metteranno mai. Anche se ti hanno detto è facile mettere il dosso, perché ci sono i tir che devono passare e il dosso non lo vogliono perché rovinano il materiale, c'è l'alluminio che deve passare. Quindi se ti dicono sì sì lo mettiamo il dosso, ti stanno prendendo per il culo, semplicemente. Il dosso no, però le strisce pedonali. Sì. Le strisce pedonali sì, e su quelle ci ragioniamo, l'illuminazione sì. E allora, però ci sono sempre i tir non si fermano, però quelli vanno piano. Serve un controllo diverso. Allora, bisogna riuscire a ragionare nella prospettiva di quello che è da fare. E allora, fino adesso si è sempre detto sì 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 perché è stata la mentalità politica. Tu di sì intanto, perché così è contento e ti prendi il voto. E poi dopo ci ragioniamo, e sono passati gli anni, 5 anni, 10 anni. Bisogna cambiare la mentalità. Quindi se c'è da dire no perché in quel momento non si può fare, si dice no con una motivazione sensata e con una progettualità sensata. Perché bisogna arrivare a quel risultato? I cambiamenti sono in 10 anni, non sono in 2, non sono in 1. La Giunta di Castello non ha questi poteri stratosferici di fare cambiamenti a 10 anni, ma noi siamo convinti che se la Giunta di Castello si fa sentire, se la Giunta di Castello è supportata non dal 25% della popolazione o dal 10 o dal 12, ma dal 40, dal 50, e io sogno sempre, no? Andiamo su, a quel punto la Giunta di Castello l'ascoltano. Perché la Giunta di Castello, come dicevate, la Giunta di Castello è l'intermediario, e se è intermediario e se è sostenuta, ha il potere di dire che le cose devono essere fatte, se no loro i voti non ce li hanno. È lì che funziona. La nostra lista non ha nessuno che vuole andare su in Consiglio Grande Generale. Qui lo dichiariamo, non ce ne frega niente del Consiglio, perché ci interessa qui, quello che sta accadendo qui. E quindi vogliamo dare una continuità qui, a quello che sta accadendo qui. Non è la palestra. Avete domande? La Simona non ha parlato, perché è stata laggiù sempre a controllare tutto in entrata e in uscita. Perché dobbiamo essere in 26 massimo, quindi devi guardare. No, io vorrei dire del parco se ne parlerà domani sera, perché sul parco Aulo ci sono tanti temi da sollevare. Poi so che domani sì. Sera c'è la serata, quindi penso che ci darà spazio. Sì, nel senso domani sera c'è stato chiesto dall'associazione del
chiama l'associazione? Gruppo Re. Di fare questo incontro, quindi è stato organizzato, non è stato reso pubblico, naturalmente chi vuole partecipare può partecipare, perché si vogliono appunto capire i problemi. Molti le sappiamo, vi faccio un esempio banalissimo, sempre per la congiunzione Parco Dogana, Parco di Serravalle. Vi ricordate le eccellenze nel castello? Che aveva fatto il sua eccellenza, sua ex eccellenza Palmieri e Ciacci, ecco, non mi veniva. Tutti i castelli hanno cercato di far vedere che cosa era bello, che cosa funzionava. In giunta io ho alzato la mano, ho chiesto ai consiglieri, ho fatto, posso organizzare io l'incontro con l'eccellenza dei castelli e le porto per Rovi? Io ho detto ai miei consiglieri di giunta, perché se i nostri consiglieri non sanno che il parco non è collegato, non capiscono il significato, andiamo e passiamo dal parco Asi Dogana, andiamo al parco di Laiala di Serravalle, passando da quello che dovrebbe essere il passaggio. Va bene, bravo, no? C'è stato tutti e abbiamo detto sì, lo facciamo. Io sono andato il giorno dopo, ho parlato con Giuseppe De Lugra, gli ho detto guarda Giuseppe, vogliamo fare questa cosa. Sono le eccellenze, abbiamogli una pulita al percorso, perché veramente proprio fino qua non si passava, quindi perlomeno salvaguardiamo, è la nostra reggenza, quindi comunque dobbiamo un minimo di decoro mantenerlo. Però il giorno che le altre giunte di castello hanno fatto vedere le eccellenze, noi abbiamo fatto vedere un'eccellenza che ancora non c'è. Siamo andati nel parco, tutti pronti a camminare, e abbiamo fatto il giro ferendoci le gambe dove si erano i rovi, ma con l'eccellenza abbiamo fatto il congiungimento tra il parco di Dogana e il parco Laiala, perché così hai coscienza di quello che manca, altrimenti non arrivi da nessuna parte. La giunta lo sta cercando di fare, l'ha fatto allora e lo vogliamo fare adesso. Com'è? Adesso portiamo canti. E quindi domani sera si parlerà, si andrà a parlare, ed è giustissimo andare a parlare, perché come si diceva, queste sono le occasioni in cui chi domani si spera sia dentro la giunta si possa ricordare di quello che si è detto in questi 14 giorni. Ritorno a quello che ho detto all'inizio. Ci siamo, ascoltiamoci, ma non sono questi 14 giorni. Finiti questi 14 giorni, continuiamoci a sentire, perché sennò rimangono parole. Domani si parlerà del parco e ci ragioniamo bene, ma dovrà continuare questa cosa, perché questa fa parte della politica delle elezioni, che penso che sia la cosa più brutta e più malata, ma a cui dobbiamo aderire anche noi, perché dobbiamo essere votati, sennò non si riesce a fare nulla. Quindi domani chi vuol venire è al Crema Cacao. A che ora? Alle 9. Alle 9. Sarà cappuccino. Ah no, no. queste sono le serate che abbiamo fatto e noi abbiamo fatto, quindi abbiamo deciso di essere ovunque, sempre per l'aperitivo. Vengono 4 persone, 10 persone, 6 persone, passa una di lì e facciamo due chiacchiere, perché più si ha la possibilità di parlare, meglio è. Quella di domani sera in più c'è alle 9 a Crema Cacao per parlare del parco, ma è stata inventata. È andata domenica e abbiamo concretizzato stasera. Sapete niente che c'è un progetto di una ciclabile da Rimini che collegherà tutta la vecchia ferrovia, cioè la vecchia ferrovia? Che non serà via. Conoscete del sito? Sì. Sì, ogni tanto torna fuori. Sì. No, io ho sentito parlare da Rimini e sono molto interessati a farlo, e adesso sai che in Italia c'è una potenzialità, perché ci sono diversi fondi da poter spendere, quindi tenete anche in considerazione di aprire dei rapporti ottimali con Rimini, perché si possono fare delle cose insieme, in sinergia. Allora, proprio per questo, per il discorso dei fondi, le giunte di Castello hanno anche altri poteri in questi termini. San Marino non può per il momento accedere ai fondi europei, perché San Marino non è Europa. Ma San Marino, con le triangolazioni che non sono quelle finanziarie fatte per fregare, che sappiamo bene quanto è accaduto, attraverso la collaborazione con le altre, con gli altri sindaci, con le altre giunte, con le altre giunte comunali, e per questo con Vittorio al tempo abbiamo lavorato tanto sullo spostare l'attenzione fuori, perché si ha la possibilità di utilizzare come fronte gli altri sindaci per poter recuperare soldi
a fondo perduto da poter gestire nei progetti che possono riguardare più giunte e più province gemellate, più comuni gemellati. Ci abbiamo provato con Sulmona, e tanto c'è qua la Roberta, la Nicoletta, che nessuno testimone, ci abbiamo provato con Sulmona, ci siamo stati dietro 3 anni per arrivare ai fondi europei, per riuscire a fare anche delle sistemazioni nel parco, con la scusa di una giostra medievale. Io sono un medievalista, quindi abbiamo utilizzato dei progetti di cui io sapevo, su cui potevo attingere per mia formazione e per miei agganci, perché con Sulmona già collaboravo, perché con Sulmona già facevo le abilità della giostra europea. E quindi abbiamo detto, ragioniamoci sopra. Il sindaco è stato disponibile, quindi abbiamo fatto un gemellaggio proprio finalizzato a questo. 2 anni fa doveva partire questa richiesta fondi, il sindaco, l'Anna Maria Casini, nel senso che dico qualcosa che non può essere confutato, ha detto faccio un passo indietro perché io credo in quello che voi state facendo e credo nella buona volontà di poter ottenere questo quello che fa parte della vostra proposta, però io devo mettere la faccia al posto vostro. Se mi fate una cazzata, gergo tecnico, è cazzata, se mi fate una, cioè io a quel punto sono io che ho la faccia con l'Europa, e quindi l'abbiamo capita del fatto che non poteva esporsi in questo termine qua. E quindi abbiamo provato però questo discorso dei fondi, perché sono dei fondi, se non sbaglio, il triennio 2017-2020, o era 2015-2020, dei fondi europei per la cultura, la socialità e lo sport, si parlava di 70 miliardi di euro a fondo perduto per l'Europa, 70 miliardi di euro. L'Emilia Romagna nel 2017 ne ha usati tipo 68 di milioni di euro a fondo perduto. Inizia a avere un po' di soldi di questo tipo, la statale la sistemiamo, no? Però devi lavorare molto bene per riuscire a ottenere questi risultati. Questo, non ci siamo riusciti l'altra volta. Per questo vi serve un capitano di castello incredibile. Ci crediamo. No, però sono le potenzialità, però bisogna avere una faccia pulita, una faccia nuova, una faccia che è spendibile. Grazie Diego, spero che io abbia quella faccia. Il progetto turistico che coinvolgeva Morciano, Coriano, che era stato inaugurato dal capitano di Castello, alla fine ha avuto un seguito, perché mi ricordo già 3 anni fa ci fu una conferenza stampa con i sindaci di Morciano di Romagna, di Coriano. È stato firmato questa settimana, l'altra settimana. Quindi una collaborazione a livello turistico si dà? Io qui faccio un passo indietro, nel senso che molte informazioni non le so, ed è questo un po' il problema. L'ha fatto vedere anche al telegiornale? Sì, no, l'ha fatto vedere alla Assemblea della TV, però in verità non ho tutte quelle informazioni che sono effettivamente di questa collaborazione, perché nasce appunto quando abbiamo iniziato a gestire i gemellaggi per l'idea dei fondi europei e naturalmente per le collaborazioni col circondario, perché è fondamentale, non è che siamo un'isola in mezzo a nulla se non c'è la collaborazione con l'esterno. E si è detto costruiamo un protocollo d'intesa, perché le giunte di Castello questo potere ce l'hanno, i gemellaggi le fanno le giunte di Castello, non le fa le segreterie di Stato, le collaborazioni le fanno le giunte di Castello, non le segreterie di Stato. Poi da noi i segretari di Stato ogni tanto prendono e vogliono essere ovunque, invece che parlare con i ministri, cioè fondamentalmente dovrebbero esserci dei ruoli, ma va bene, è sempre stato così. No, non va bene, grazie Alba, non va bene, ma è sempre stato così, c'è questa abitudine strana, di spettacolo, bravo. E le giunte di Castello però in questo hanno questo grosso potere, allora si è strutturato, ed Vittorio l'ha fatto, è stato molto bravo, è andato a parlare con tutti i sindaci qua attorno, e gli è rimasto un po' il dente avvelenato per Gnassi che non gli ha dato, nessun tipo di appuntamento, perché parla solo col segretario di Stato degli Esteri, Gnassi. Però è stato bravo, siamo stati a Cattolica, siamo stati a Riccione, com'è? Abbiamo cercato di essere operativi con tutti, abbiamo firmato il protocollo d'intesa, abbiamo parlato con l'università perché venisse fatta una piattaforma che potesse essere spendibile, perché poi servono anche delle risorse per star dietro, quindi si è cercato di mettere assieme tutto, però è tutto fermo. Il motivo? Non lo so, perché
non è stato condiviso, colpa mia, forse non è stato condiviso con me, però non lo so. Ad ogni modo questo è partito, quindi ci si è dati da fare. Dietro queste relazioni, e questo non posso dire che Vittorio abbia sbagliato, dietro queste relazioni serve un sacco di continuità e serve anche proprio una direzione molto molto importante, e quindi bisogna serve anche molta insistenza. Le giunte di Castello non hanno un ufficio stampa, le giunte di Castello non hanno una segreteria 8 ore al giorno che si relazioni altro. Diciamo prima che c'è proprio un aspetto molto di investimento personale. Sì, è stato firmato l'accordo con Caserta, nel senso che l'accordo che è stato firmato, mancava solo Cattolica di Boicione, sennò gli altri avevano già firmato prima. Però no, va bene, comunque c'è, nel senso che è stato fatto. Ma mi serve anche un'altra cosa, sì. Intelligenza politica. Noi Comites non siamo mai stati interessati e noi abbiamo una forza politica su quei comuni, perché dobbiamo. Se in questi ambiti ci interessano, noi possiamo spingere, possiamo essere motori importanti. Sfruttateci. Grazie, no, questo è interessante, ma prima dobbiamo, ed è stato un po' il problema, che noi in giunta non ci siamo sentiti sfruttati, quindi noi dentro la giunta non ci siamo sentiti sfruttati, perché io, come dicevo, molte cose non le conosco, non le so, ma io sono membro di giunta, se non mi tieni informato, io te lo posso anche chiedere, non ti vengo a cercare tutti i giorni a dirti Vittorio a che punto siamo. O c'è una collaborazione e allora la giunta funziona o no. Questo è stato al tempo, è stato il motivo per cui a un certo punto non ce la facevo più a stare dentro la giunta. Un anno e mezzo fa ho detto basta, me ne vado. È stato solo perché c'è un gruppo forte e abbiamo detto ricominciamo. Ma ricominciamo con i prerequisiti giusti. Ma come hai fatto a dire che prenderai che rientrare a togliere le mancelle? Allora, sai perché un giorno ho parlato sempre con la Roberta e Massi, che sono due consiglieri, Massi è il marito, e a un certo punto ho detto rimango solo perché mi hanno votato e mi sembrerebbe non corretto nei confronti di chi ha votato e chi comunque mi ha scelto prendere e andare via. Quando hanno spostato i mercati per la settimana sotto ma tanto fino a ovunque, cioè se c'è qualcosa da fare cerchiamo di essere, perché ti fai un mazzo così e poi c'è una parte di grigliatore. Grazie, se ci sono domande noi ci siamo, ma se non avete domande adesso ci pensate, sito e pagina Facebook, e naturalmente in queste due settimane cerchiamo di esserci, ma anche dopo le due settimane. No, io dico solo magari per esperienza vostra, magari meglio dire delle volte più un ni che un sì, che poi... Bravo, ma è proprio il discorso che dicevamo prima, dire a tutti sì è la risposta politica, noi no, il sì non sì, mi interessa. Sì, dopo, mi hanno detto che con un sì ti impicci e con un no ti spicci, per dire, con un no dici no, ma quando hai detto sì... È finito. Ma quando, finché le giunte erano usate come trampolino di lancio, dicevi sì, poi dopo due anni tu andavi via e se ne occupava quello successivo. Fortunatamente adesso non c'è più un gran trampolino di lancio, perché penso che sia un po' più stabile. Dobbiamo riprendere le giunte non come trampolino di lancio, ma come. Noi le riprendiamo nel caso come, non come trampolino di lancio. Grazie. Grazie a voi.